Quindi vediamo i filtri minimo e massimo che sono utilissimi per rifinire le selezioni e qui li vediamo in azione con una maschera di livello. Questa qui è la foto originale, voglio andarla a montare su uno sfondo uniforme, qui ho messo uno sfondo uniforme così per fare contrasto, chiaramente potete montarla su uno sfondo qualsiasi, anche con l'immagine, è evidente. Quindi per prima cosa sono andato a creare una selezione in modo molto veloce, spiccio, con lo strumento, con il pennello di selezione rapida, questo qua. E quindi sono andato a creare questa selezione che adesso vedete. Tolgo il livello di sfondo, selezione fatta molto alla buona, dopodiché sono andato a collegargli una maschera di livello, quindi in fondo alla palette livelli vedete li concina per creare la maschera di livello e abbiamo questa cosa qua. Dopodiché la maschera sono andato a rifinirla, un attimo che tolgo la selezione, quindi selezione, deseleziona, se vado a ingrandire con lo zoom come vedete il bordo di selezione non è niente di particolare. Non ho fatto una selezione tra le più precise, ok? Si vede che è abbastanza un orrore, no? Ok, lo vedete tutto frastagliato così. Doppio clic sulla maschera di livello, si apre lo strumento rifina bordo, il vecchio rifina bordo, dove sono andato a regolare le quattro impostazioni classiche che uso sempre ogni volta che voglio rifinire una mia maschera. Il risultato alla fine è questo qua. Quindi questa è la maschera, ve la visualizzo, si tiene premuto il tasto Alt, opzione sulla tastiera, si fa clic dentro la maschera e viene visualizzata la maschera. Dopodiché, dopo rifino a bordo, il bordo diventa così, lo vedete rifinito, lisciato, sfumato e diciamo la transizione. Se confrontiamo un prima e un dopo, diciamo che l'abbiamo sistemato. Quindi in zone come questa, il profilo del braccio, il profilo qui della silhouette del corpo, qui il braccio da questa parte, questa spalla, la nuca qua in alto, e fino a bordo, le gambe, e fino a bordo ha fatto quello che doveva fare. Se andiamo ad analizzare un'area come questa, invece, qui vediamo, vedete sul tacco, in questa zona, rifino a bordo, combinato questo piccolo disastro. Ma perché? Ma perché era già orribile la selezione di partenza. Ok, vedete, andando a mettere a posto il bordo per la complessità del corpo, alcune zone vanno a modificarsi. Perché? Perché rifino a bordo naturalmente lavora su tutta la maschera. Ok, fino a bordo lavora su tutto il bordo della maschera, quindi lo lavoriamo e lo ragioniamo per un intervento ottimale sulla totalità della nostra selezione, del nostro contorno, ma chiaramente alcune zone usciranno un po' dalla selezione e dal prenderanno l'intervento di rifino a bordo, ma verranno un po' compromesse. Ed è su queste zone che entra in gioco l'uso del filtro, dei filtri minimo e massimo. E li vediamo in azione. Qui vediamo, eccolo qua, il dettaglio rifinito. E adesso vi faccio vedere passo passo come risolvere questa faccenda. Chiaramente questo intervento qui potrei farlo con un pennello. Okay? Potrei prendere il bianco, potrei prendere il solito pennello e andare a crearmi il mio pennello e andare piano piano a rifinire un attimo che e andarmi a rifinire quello che manca, eh?
Però può diventare un'operazione un po' troppo lunga, un po' troppo complessa, poi magari su certe aree devo uscire, quindi devo cambiare il bianco con il nero, andare a ritoccare, ritornare con il bianco, andare a rimettere a posto. Capite che diventa una cosuccia un pochettino lunga. Un attimo che annullo tutta sta roba qua e mi riporto come eravamo prima. Ok. Ed eravamo qua. Quindi andiamo a vedere come utilizzare minimo e massimo per fare questo intervento. Semplicemente vado a prendere un lazzo. Prendiamo tranquillamente un lazzo poligonale. Anche il lazzo poligonale, eccolo qui. Ok, nella barra delle opzioni anche a 0 pixel di sfumatura. E andiamo a fare una veloce selezione dell'area che dobbiamo rifinire. Clic sulla maschera di livello, Occhio qua nella palette livelli, la maschera di livello selezionata, ok, con la cornicetta attorno. A questo punto andiamo ad attivare il filtro che sta qua dentro, dentro altro, massimo e minimo. Vediamo cosa fa massimo. Qui abbiamo una finestra di anteprima. Partiamo da zero come raggio, ci butto dentro un valore 1, poi a mano aumento. Adesso uso il cursore per farvi vedere esattamente cosa fa massimo. Eccolo lì, lo vedete cosa fa? Allarga l'area e quindi vado ad allargare l'area all'interno della selezione che ho fatto su quel dettaglio della mia maschera di livello. È possibile utilizzarlo su due modalità, spigolosa. Vediamo un attimo se si riesce a evidenziare. Ok, facciamo così, voilà. Spigolosa, non smussa tutti i vari angolini che possono esserci all'interno di una selezione. Rotondità, eccolo qui, forse si vede già un po' meglio, va a smussare tutti i vari angoli che possono nascere dall'utilizzo del filtro, cioè dall'allargare la nostra selezione. Questo qui è il filtro massimo. Il filtro minimo, lo dice il nome, a questo punto l'avete capito, fa l'esatto contrario. E voilà. Con minimo si restringe la nostra area all'interno della selezione. Quindi vediamo come usarlo. Chiaramente qui ho bisogno di allargare, tolgo la selezione, deseleziona. Ho bisogno di rifinire questo pezzetto qui del tacco. Ho il mio strumento lazo. Mi posiziono qui velocemente, faccio un giretto qui attorno, attivo il filtro massimo e voilà. Incominciamo. A differenza dello strumento a larga selezione, che fa più o meno le stesse cose. Il vantaggio di minimo e massimo è che hanno i valori decimali, li vedete, quindi è possibile allargare la selezione in modo molto molto preciso. Batto uno sulla tastiera, tengo premuto il tasto maiuscole e premo le frecce su e giù della tastiera e istantaneamente vedo come si modifica il dettaglio all'interno della mia maschera. Se mi dà fastidio la visualizzazione dell'animazione delle formichine marcianti della selezione, vado a togliere la visualizzazione della selezione. Solo la visualizzazione, perché la selezione rimane viva. Quindi da visualizza andiamo in mostra e tolgo il segno di spunta a bordi di selezione. La selezione non si vede più, quindi adesso ho una visione più chiara della zona su cui andrò ad agire. Ma la selezione è sempre attiva e solo non è visualizzata. Andiamo ad attivare il filtro. Vado ad attivare massimo perché la voglio allargare.
Lo tengo in modalità rotondità, incominciamo andiamo con 1 e vedete che mentre aumento vedo nell'anteprima come si sta modificando la maschera, ma soprattutto nella finestra della mia immagine vedo cosa sto facendo. E voilà! A questo punto, se rifaccio la mia selezione, attenzione, perché la selezione è sempre attiva, quindi ricordatevi che in Photoshop quando avete una selezione attiva, tutto quello che andate a fare verrà fatto dentro la selezione, quindi ricordatevi che se togliete la visualizzazione della selezione, se poi cambiate idea, volete fare una modifica come voglio fare io adesso, cioè andare a prendere un lazzo con un po' di bordo sfumato, dovete cancellare e selezionare la selezione. Quindi ho sempre il mio lazzo poligonale, andiamo a sfumare magari di 2 pixel e andiamo a rifare il giro qui dentro. Filtro, altro, massimo. Cominciamo, ingrandiamo ancora un po' la visualizzazione. Vado a 1 perché viene più spiccio. E tenendo premuto il tasto maiuscolo e i tasti freccia in su, freccia in giù della tastiera, posso aumentare o abbassare il raggio del filtro. E voilà! Tenetelo in modalità rotondità, così avete tutti gli smussi, smussati. Vedete qui c'è un angolino in spigolosità, e così se andiamo in rotondità, voilà, viene un po' attenuato. Dopo che ho fatto il mio lavoro, do l'ok, selezione, deseleziona e voilà. Ho rifinito un dettaglio della mia selezione senza utilizzare pennelli, senza andare avanti e indietro con pennelli, quindi senza uscire dal bianco, dal nero e via discorrendo. Riprendo il mio lazzo, potete usare tranquillamente il lazzo poligonale. State vicini, fate una selezione, come vedete, proprio alla buona. Voilà. Clic sulla maschera, mi raccomando, nella palette livelli deve essere selezionata la maschera di livello. Perché il filtro minimo e massimo, se selezionate un livello con i pixel, fanno un lavoro completamente diverso. Quindi altro, massimo e voilà. Incominciamo sempre da 1. E vedete che piano piano, zacchete, voilà, belle che fatto. Un tocchetto, 2 clic e ho sistemato. Qui ho anche l'anteprima. Proviamo ad allargarci un pochettino, ancora un po', ancora un po'. Boom! Fine. Anteprima, ho sistemato velocemente un dettaglio senza usare i pennelli. Ok, seleziona, deseleziona. Qui avevo provato, visto che c'erano di mezzo i capelli, avevo provato a usarlo sui capelli e mi ero segnato a sinistra, ok, 2 sistemi. Allora, qui avevo poi utilizzato il lazzo normale, quindi clic sulla maschera di livello, filtro, massimo, eccolo qua, abbassiamo, incominciamo da 1, andiamo a togliere la visualizzazione della selezione, attiviamo il filtro e voilà, e incominciamo da 1 e piano piano aumentiamo un pochettino. 11, 8, 4, 4. Torniamo un attimo indietro, voilà. Sfumiamo un po' di più. 14, stiamo un pochettino più larghi, stiamo sulla maschera,
Non ho le cose di sopra, ok. Tolgo la selezione. Io qui l'avevo poi rifinito con un pennello bianco. Basso, basso di flusso, 2. Questo qui è la foto originale, questo qui è l'intervento con il filtro massimo più un ritocchino con un pennello in bianco. Al flusso molto molto basso, dove sono andato a pennellare un pochettino sulla maschera di livello. Su una foto come questa, che va su uno sfondo uniforme, se prendete il colore dello sfondo e lo mettete, voilà, in un effetto bagliore interno, questo qui, bagliore interno, in cui ho messo sovrapponi come modalità, metodo di fusione, ho abbassato l'opacità. Avete questa ulteriore rifinitura dello scontorno. Quindi abbiamo questo intervento qua, o in alternativa, quello precedente era questo qui. Chiaramente, quando sono di mezzo i capelli, la soluzione migliore sarebbe quella di fare un bel taglione, cioè togliere di mezzo tutti i capelli svolazzanti. Io utilizzo anche un altro sistema per i capelli, eccolo qua. La prima selezione, sono sulla maschera. Un'altra tecnica è anche quella di andare a sfocare attraverso la selezione la maschera. Qui vedete, ok, sto sfocando, quindi sto aumentando la transizione tra il bianco e il nero, quindi sto rivelando un pochettino anche lo sfondo. Proviamo a mettere un po' di minimo per andare indietro. Cominciamo sempre da 1, aumentiamo. Vedete che qua. Diamo l'ok, togliamo la selezione e voilà. Lo stacco si vede bene qui. Quindi andate avanti selezionando pezzi uno dopo l'altro. Fate magari all'inizio potete anche provare a fare tutto in un colpo solo, cioè nel senso che in una situazione come questa, un attimo che annullo. Potete anche selezionare tutto il pezzo e poi vedere, magari viene subito buona alla prima. Sfoca, 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 dov'è? Eccolo qua. Magari viene subito buona alla prima, ecco, però vedete qui in alto, ad esempio, non è subito giusta. Adesso sto sfocando, lo vedete lì nell'anteprima del controllo sfocatura. Sto sfocando all'interno della mia selezione. Io generalmente invece vado avanti, faccio un pezzetto per volta, faccio magari un pezzetto, faccio l'altro pezzetto, perché ogni pezzetto generalmente richiede, specialmente quando ci sono degli scontorni di questo tipo, con cose tipo capelli in gioco, ogni pezzetto richiede un grado di sfocatura diverso rispetto agli altri. Altro, minimo, ok. Diamo, cominciate sempre da 1 e andate avanti. È chiaro come ragiona questo minimo, questo massimo? Ok, Chiarissimo. vedete? Diamo l'ok, ecco qui in alto, adesso tolgo la selezione, qui in alto appunto non andava benissimo la sfumatura di prima, però ad esempio già che sono qua io posso riprendere il mio lazzo, opla, filtro, Minimo. altro, minimo Minimo, e bene. voilà. Vedete come. Certo, sì. Rientra. Non è male, eh? Cioè ho impiegato 10 secondi. Adesso che era sfumatura zero, la vedete la magagna? Ve Sì, la sì. evidenzio in grande con lo zoom. Do calè.
Sembra che c'è una buca. Esatto, qua vedete qui, questa qui la sfumatura zero, anche qua in alto, non è una roba da matti perché poi siamo sulla maschera, eccola qui, prendiamo il bianco, andiamo semplicemente a rifinire, non è una roba da matti.